Padre Santa Maria, che significato assume oggi, diciamo, questa festa di San Giuseppe, dove in una società dove la tecnologia è alla base di tutto, i bambini possono riscoprire quelle che erano le tradizioni, la minestra, San Giuseppe, il pane, insomma, cibi che non sono frequenti sulla tavola di oggi? Innanzitutto che tutte quante le tecnologie sono benvenute perché sono segno del progresso e bene dell'uomo, ma l'uomo è sempre lo stesso, ha sempre bisogno di, tutti gli uomini abbiamo bisogno di un papà e di una mamma, sono valori intramontabili perché nascono con l'uomo stesso e sono all'origine della nostra esistenza. Quindi ringraziamo il Signore per questo primo dono della sua paternità, che sono la presenza della mamma e del papà all'origine della nostra vita. E noi vediamo in San Giuseppe colui il quale rappresenta a livello più bello questo amore tenero, generoso verso la sposa e questo amore di protezione, di attenzione verso il bambino Gesù. E quindi vediamo in questo la sua attenzione per tutti i bambini del mondo. San Giuseppe è anche il patrono della Chiesa universale e quindi lo sentiamo oggi particolarmente vicino. E oggi abbiamo anche la coincidenza dell'inizio del servizio del Papa. Ricordiamo che la parola Papa significa papà, in greco è l'accento sulla prima, in italiano sulla seconda, ma il significato è sempre quello. Presidente, passano gli anni, però ecco, noi ci ritroviamo in questa giornata a celebrare questa ricorrenza, la festa di San Giuseppe con la tavolata, che ogni anno è diversa, però coinvolge i bambini, la scuola Leopardi, in questo senso vuole sempre porre l'accento su quelle che sono state e sono le tradizioni popolari. Sì, le maestre ci tengono molto, insomma un po' tutti ci tengono, i genitori vengono coinvolti, quest'anno faremo anche delle offerte per la parrocchia, le maestre poi hanno preparato il pane, invece gli altri genitori hanno preparato una serie di alimenti, tra cui anche minestrone, quindi anche una festa per i bambini che socializzano e che vivono con una certa intensità questa giornata. È la nostra tradizione San Giuseppe. È la festa del papà, ci sono pochi papà, naturalmente i papà sono al lavoro. I papà sono al lavoro, beh ci sono... E un papà al lavoro. Infatti sono un papà al lavoro, quindi insomma... Però sentite il sottofondo, quindi insomma, un'atmosfera gioiosa e questo per una scuola penso che sia il massimo che si possa realizzare. Si rinnova la tradizione della tavolata qui in questa scuola, i bambini ecco, sono attorno a questo tavolo ideale, non mancano i segni tradizionali, come avete preparato tutto questo? Allora, la collaborazione è stata massima tra le insegnanti e le famiglie che ci hanno aiutato soprattutto nella preparazione dei cibi tipici della festa, penso alla minestra di macco portata direttamente dalle mamme, penso anche alle frittate e ai dolci e poi come avete potuto vedere ci sono tantissimi segni tipici della festa e anche dei pani preparati dagli artigiani panettieri con le forme che riprendono un po' il mestiere di San Giuseppe. Abbiamo voluto valorizzare anche il ricordo del mestiere, nonché anche nei cibi e alcuni bambini e figli di genitori, pescatori piuttosto che contadini hanno portato proprio simboli e del lavoro dei loro padri. Il tutto, mi preme ricordarlo, anche nella continuità col progetto curriculare della scuola che è quello proprio di riscoperta delle tradizioni licatesi e di tutto il territorio della provincia. La collaborazione tra genitori, insegnanti, quindi docenti, per far crescere i bambini e farli anche immergere in quelle che erano un po' le tradizioni di un tempo, lei ricorda sicuramente la sua festa di San Giuseppe e farla ricordare ai bambini diciamo, è qualcosa di importante. Come vi siete approcciati a questo nuovo modo di fare anche scuola e quale contributo avete dato? No, ogni mamma ha deciso di portare qualcosa, sia delle cose più antiche, anche perché tipo bambini non tutti mangiano il macco perché è una cosa molto vecchia, quindi scoprire queste cose vecchie o anche per esempio le frittate, perché adesso i bambini sono molto più predisposti a mangiare patatine, cioè cibi di adesso, e quindi fare conoscere sia le vecchie cose che anche i cibi più di una volta. Quindi resta tutto così o poi alla fine mangeranno? Ma tutti i bambini messi tutti insieme, sì, dopo che verrà il prete a benedire mangeranno tutti insieme.
Da qualche anno questa scuola si cimenta in queste iniziative per ricordare le tradizioni popolari. È un progetto che ogni anno riscuote successo da questo punto di vista. Allora, noi siamo proprio per la scoperta, riscoperta delle nostre tradizioni. Vogliamo ricordare il nostro passato e proiettarci verso il futuro. Questa è la massima del secondo circolo didattico di Licata: non dimenticare le nostre origini e su di essa edificare il futuro di queste nuove generazioni. Quale curiosità suscita questa nei bambini, questa tavolata di oggi? Cosa le hanno detto i bambini? I bambini intanto sono incuriositi di vedere cibi che loro non conoscono, perché come già la mamma ha ben detto all'inizio, il macco non è conosciuto da tutti, ma noi proponiamo queste pietanze in maniera che loro possano conoscere quelle che erano le nostre origini, i piatti che consumavano i nonni, che non erano sicuramente così ricchi come sono quelli di adesso. Quindi la cucina povera, la cucina mediterranea, che è proprio fatta con i legumi, che è l'alimento principale di tutte le popolazioni del Mediterraneo, oltre che essere salutare.